Allora, buongiorno, sono qui con il grande Giorgio Vitali nella celebrazione e per la celebrazione del Natale di Roma. Esattamente. 2023, 21 aprile 2023. Andiamo un po' più lontano. E naturalmente l'occasione è propizia per riaffermare pensiero libertario, pensiero di uguaglianza, esattamente, di tutela delle classi inferiori. Esatto. Spiegaci, Giorgio, l'iniziativa. Insomma. Beh, l'iniziativa è semplice. Noi abbiamo deciso, non sapendo dove andare a festeggiare la nascita di questo importantissimo fenomeno che è stata Roma nella storia dell'umanità, dovendo scegliere tra i molti monumenti presenti in città, ma erano tutti agibili, diciamo, fra quelli agibili. Agibili, ma comunque tutti di carattere esaltatorio di vicende belliche, eccetera. E tenendo presente che la cosa più importante dell'apporto della cultura romana nel mondo è stato proprio quello della tutela dei più deboli, della tutela dei diritti, dei popoli. Il concetto del diritto. Da cui è nato, appunto, da cui è nato niente un po' di meno che il diritto, abbiamo pensato di recarci in questo luogo, che è un luogo storicamente significativo, emblematico, dove c'è stato siamo all'inizio Monte Sacro, nel parco di via Falterona, esatto, in vicinanza di Ponte Tazio, esattamente, perfetto, e la voce fuori campo è due razzo Ferrari. Grazie. Ove è avvenuto l'evento più significativo della storia romana, se noi vogliamo prendere la storia romana come una città che ha portato nel mondo non solo le proprie armi, ma anche il concetto del diritto e la difesa del più debole. Tant'è vero che qui, in questo posto, è nato il tribunato popolare, i tribuni del popolo sono stati è lo sciopero, qua. Il primo sciopero. Questo a conseguenza del primo sciopero e dell'avvento di Emerenio Agrippa, il quale fece un apologo nel quale dimostrava che il popolo è organicamente tutto ciò che avviene in un corpo. Però a quel punto, e proprio per questa ragione, siccome Emerenio Agrippa cercava la conciliazione, qui c'è poco da conciliare, qui c'è da fare giustizia. Quindi il concetto di tribuno popolare, che poi è stato ripreso niente po' di meno che da Simon Bolivar, il quale è stato poi il libertatore, ecco, dell'America. Siamo nel parco, c'è il monumento a Simon Bolivar. Cioè, allora, questo per noi è l'elemento portante della civilizzazione romana. Posso leggere qualche riga del giuramento del Monte Sacro 21 aprile 2023, preparato da Alba Mediterranea, naturalmente, di cui Orazio Ferniani e Giorgio Vitali sono... Lui è presidente ad honorem, ad libitum proprio. Giorgio Vitali è proprio presidente ad honorem, perfetto. Allora, leggo le prime righe. Nel nome di quanto è per me più sacro e dell'Italia, nel nome di tutti i martiri ed eroi italiani caduti a difesa degli infami di qualunque nazionalità che ci hanno derubato nei decenni dei nostri umani diritti, per i profondi e sacri doveri che mi legano alla terra ove sono e vincoli di fratellanza che mi sono stati dati, per l'amore congenito in ogni uomo ai luoghi dove nacque sua madre e dove vivranno i suoi figli, per l'odio connaturato in ogni uomo contro il male, l'ingiustizia, l'usurpazione, l'arbitrio, per la vergogna di non avere sovranità di cittadini, né sovranità monetaria, né sovranità economica, né sovranità politica, né di nessun altro genere, per la tensione della mia anima per la libertà ed il bene impotente ad esercitarla, per la libertà ed il bene impotente ad esercitarla a causa di lacci e catene della servitù della globalizzazione, per la memoria dell'antica potenza, per la consapevolezza dell'attuale impotente schiavitù, per le presenti ed ancora più copiose future lacrime delle madri italiane, per le centinaia di migliaia di falliti, disoccupati, disperati, suicidati, tutti figli di questa disperata e disgraziata nazione,
per la miseria e la sofferenza dei milioni di italiani, io, e poi prosegue con il giuramento. Perfetto. In sintesi... Ius jurandum. In sintesi ripetiamo che in questo luogo, che per noi, ripeto, è il vero altare della romanità, e non quelli costruiti a posteriori... gli archi di trionfo. Con grande magnificenza, eccetera. Poi, gli archi di trionfo erano sempre espressione di una conquista, oltretutto. Senza tener conto che poi quella conquista avrebbe portato in questi popoli semiselvaggi il senso del diritto, perché è Roma che ha distribuito nel mondo il diritto. Però il diritto è stato pensato, creato e realizzato sotto forma di istituzione proprio qui. E qui noi siamo in questo momento. Chi è Orazio Ferdiani, come voce fuori campo, ci racconti in poche parole l'apologo di Menene Agrippa? Sì, l'apologo dello stomaco e delle membra. È un discorso che fece appunto Menenio Agrippa nel 494 in occasione della prima successione della Plebe, che prevedeva appunto una visione organica del popolo, e non era sufficiente, ma soprattutto il momento esplosivo in cui la rabbia e la tensione accumulata nei 10 anni precedenti alla emancipazione dal potere dei re etruschi e dalla oligarchia dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, insomma. Certo, e quindi ha avuto poi la sua sintesi in questa manifestazione di potere, perché è stata una manifestazione di potere in questa secessione. Diciamo contropotere. Contropotere da quello costituito in quello che sarebbe stato costituito successivamente, e cioè la realizzazione del cosiddetto tribuno della plebe, che con varie oscillazioni avute nell'arco di circa 280 anni ha poi portato alla strutturazione organica dello statuto, dello Stato della romanità, cioè ecco, della cosa anche Roma. Ecco. Ma la cosa anche importante è l'apologo, insomma, far capire che tutte le parti del corpo sociale, o così come del corpo umano, sono essenziali. Quindi non c'è un privilegio da parte dell'uno o dell'altra. Ma questo è stato possibile solo dopo questa secessione, che ha dimostrato che il patriziato da solo non poteva fare assolutamente niente. Viceversa, è lì l'errore di Menenio Agrippa, che è vero, non è vero, agiva per conto di loro signori, come sempre, trova chi esercita la mediazione. La mediazione era comunque a favore dei sempre al servizio di loro signori. La mediazione era comunque a favore delle classi dominanti. Allora, il discorso è questo, che è vero relativamente quello che dice Menenio Agrippa, che cioè c'è questa biunivocità. Perché? Perché è vero che i patrizi non potevano fare niente senza la plebe, ma la plebe avrebbe potuto benissimo fare a meno, come è successo in altre occasioni, del patriziato. Ed è lì la differenza, ed è lì l'errore originario di Menenio Agrippa e anche dei rivoltosi, perché non hanno saputo, come anche nelle ultime rivoluzioni, quella francese, quella spagnola, quella russa, nessuno di questi organizzatori, di questi rivoltosi, organizza e richiede e pretende e realizza questa volontà del potere del popolo, anche quella russa, attraverso per fare l'esempio della rivoluzione russa del 17, essendo sempre minoranza, era una minoranza prevaricatrice, era una minoranza patriziata anche quella, che portava avanti un progetto politico mondialista già nel 1917. Ecco il problema per cui noi oggi siamo qua. Siamo qui perché vogliamo finalmente rovesciare il pensiero. Quello che è veramente rivoluzionario è il pensiero, perché senza il pensiero... Che è poi il messaggio di Alba Mediterranea. Certo,
noi che cosa proponiamo? Proponiamo l'emissione autonoma della sovranità monetaria, cioè ciascuno di noi è arbitro della sua posizione e della sua intenzione e volontà di emettere denaro e quindi valore. Certamente. Ed è lì la differenza sostanziale, perché a quel punto metti tutti sullo stesso livello, dalla nobiltà al banchiere e soprattutto l'usuraio banchiere, con la volontà del singolo cittadino. Tutti vengono equiparati secondo il proprio metro di misura del valore. Certo. Oggi sono previsti diversi giuramenti. Potete spiegarci? Non so, comunque le manifestazioni che verranno fatte dai cultori della romanità ci saranno in tutta Roma, ma dei giuramenti veri e propri io non credo. Noi lo facciamo qui perché ripetiamo il giuramento di Bolivar. Bene. In sintesi il contenuto del giuramento? La sintesi l'ha detta lui, l'ho detto prima, cioè sì, no, in sintesi in sintesi il giuramento. Io ho letto la prima parte. Il giuramento è la dimostrazione espressiva della volontà di addivenire a nuova rappresentazione dei vari soggetti presenti e nei loro ruoli nel tentare fino in fondo e fino all'ultimo di ottenere quella parità di diritti fra cittadini che fino ad oggi non è stata possibile attuare per la incompetenza, la incapacità di andare a sovvertire il sistema storico esistente da sempre. Bene, il precedente, voglio il nuovo contro il precedente. E mi sembrava che la voce l'avevo riconosciuta. Voglio ringraziare Giorgio Vitali, naturalmente grande come sempre, Orazio Fedeli. Grazie mille, anche a Evaldo Cavallaro, come sempre anche lui. E Andrea Gioia, che è arrivato adesso, dopo aver girato in vano. Venga bene. Giorgio, non pensavo che venisse. Ciao Giorgio, io me ne devo andare fra poco. Va bene, ormai è fatta.